Inchiesta sui vaccini, prosciolti i medici indagati. Prosegue la consegna dei mastelli per la differenziata. Il mondo della scuola si interroga sul dopo pandemia. Inaugurato lo skate park Auristano. Ben ritrovati. Apriamo anche oggi con l'aggiornamento del Covid in Sardegna. Sono 51 i nuovi casi di Covid-19 accertati oggi in Sardegna, per un incremento di 1.017 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi. Auristano, provincia e città, non ci sono nuovi contagi. Inchiesta sui vaccini, come avete sentito dai titoli, i medici indagati non hanno commesso i reati contestati. Sentiamo i dettagli nel servizio. I reati non sono stati commessi. Il giudice del Tribunale di Auristano, Silvia Palmas, ha dunque respinto la richiesta della Procura della Repubblica di sospendere dall'esercizio dei pubblici uffici i tre medici vaccinatori, Pepinetto Figus, Salvatore Piredda e Clelia Peddio, indagati per i reati di peculato e abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, tra febbraio e marzo di quest'anno avrebbero somministrato dosi di vaccino a chi in quella fase non ne aveva diritto, parenti e amici di tutte le fasce di età. Ricapitolando, secondo la GIP, i vaccini inoculati illecitamente non avrebbero avuto alcun impatto negativo sul ritmo delle somministrazioni previste in quel periodo. Stando a quanto avrebbero dichiarato gli indagati, le somministrazioni sotto inchiesta hanno riguardato solo dosi di vaccino eccedente, senza inoculazioni in tempi molto stretti, da qui le telefonate a parenti e amici, le fiale sarebbero state gettate. Inoltre, dal racconto della responsabile della campagna vaccinale della ASL di Auristano, Valentina Marras, risulta che la campagna sia stata gestita secondo i programmi e con i risultati auspicati. Un vasto rogo si è sviluppato questo pomeriggio nell'agro del comune di Abasanta, in località Funtana Cannas Sant'Agostino. È stato immediatamente evacuato un novenario sulla strada provinciale Abasanta-Santo Lussurgiu. Inoltre è stato messo in sicurezza un campo scout con 48 bambini grazie all'intervento congiunto dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. In azione tre elicotteri del corpo forestale provenienti dalle basi di Fenosu, Anela e Farcana e tre Canadair decollati da Olbia. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell'abbandono dell'UDC da parte del consigliere regionale Domenico Gallus. Torniamo oggi sull'argomento con un'analisi di Paolo De Sous. Sentiamo. Al momento è una domanda. A seguito della decisione di Domenico Gallus di abbandonare il gruppo dell'UDC, che non ha scosso gli assetti dell'Assemblea e della maggioranza, considerato che il consigliere di Paoli Latino ha dichiarato di essere con il presidente Solinas. Questo passaggio a molti fa ritenere che dopo un periodo di permanenza nel gruppo misto, Gallus prenda la decisione di entrare in quello del Partito Sardo, del quale aveva fatto parte nella 15ª legislatura. In Consiglio regionale questi sommovimenti sono all'ordine del giorno, con consiglieri che si spostano da un gruppo all'altro sino a determinare le condizioni di uno svuotamento di quello per il quale erano stati eletti. Il gruppo DC, ad esempio, da tre consiglieri eletti è passato a sei. Erano sette con Gallus, scomparso invece il gruppo 2020. Ma le vie della politica sono infinite, come quelle del Signore ad esempio, ma con le quali nulla hanno a che fare, e quindi nell'assemblea di via Roma a Cagliari nessuno più arrossisce quando si cambia casacca, evento inimmaginabile nelle prime storiche legislature del Consiglio regionale della Sardegna. A riportare al passo la situazione il solito Giorgio Oppi, capo indiscusso dell'UDC, secondo il quale Domenico Gallus voleva l'incarico di assessore alla sanità e non è stato assecondato. E torniamo ad Auristano, dove prosegue la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata. Sentiamo. Va avanti la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata agli utenti auristanesi in vista dell'avvio del nuovo servizio. La ditta Formula Ambiente questa settimana, dal 12 al 16 luglio, interverrà dunque nella zona di San Rodia.
Finora sono in tutto 7.500 le utenze raggiunte, partendo dalle frazioni e proseguendo nei quartieri di Cucurebortu, Sant'Efisio, San Nicola, Sacro Cuore, zona Questura e Ospedale, Città Giardino. Chi non riceve il kit a casa perché non è presente al momento della consegna può andare a ritirarlo in via Madrid dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. I mastelli che vengono distribuiti alle utenze sono quattro contenitori di nuova generazione a lettura RFID che serve a identificare ciascun utente. Saranno consegnati a chi è regolarmente iscritto nelle liste della Tari. Gli addetti di Formula Ambiente, perciò al momento della consegna, chiedono la tessera sanitaria che attesta l'iscrizione o meno. Insieme ai contenitori saranno consegnati anche le buste materiale cartaceo, quale Ecobolario, info utili sul nuovo servizio, carta dei servizi e calendario di raccolta. Occorre fare bene attenzione a un particolare per evitare possibili frodi. Gli uomini incaricati della ditta avranno appositi cartellini e magliette specifiche che riportano il logo aziendale. Quando la ditta terminerà la consegna di tutti i mastelli in città, entrerà in vigore il nuovo calendario. Sarà dato con un avviso alla cittadinanza e comunque non prima dell'inizio della stagione autunnale. È sempre grave la situazione dei Rom che vivono nella struttura fatiscente di via Rockefeller, che qualche tempo fa, come ricorderete, è stata interessata da un vasto incendio. Sentiamo. Siamo affinché il Parlamento approvi una legge bipartisan contro l'omofobia e le discriminazioni razziali, un provvedimento unanimo, senza il tiro e molla di queste settimane che sostengono le tesi di Duri e Puri e altre più attente e concilianti anche con il non trascurabile mondo cattolico. Staremo a vedere dove questa disputa porterà. Per intanto ad Oristano registriamo uno stato di insofferenza per le famiglie rom e dissinti relegate nei fatiscenti locali dell'ex mattatoio che alla fine del XVIII secolo era sede di un opificio e, come altri ad Oristano, costruiva mattoni rossi con un comignolo che ancora si erge a testimoniare su Vurru de Madeddu, vicende e situazioni locali che hanno un collegamento con quelle nazionali, in quanto i problemi di convivenza e rispetto delle diverse etnie dovrebbero trovare dignitose soluzioni. Oristano non vive i problemi etnici di alcune grandi città, divenuti esasperanti e fuori controllo, perché lasciati volutamente fuori controllo e quindi a divenire esasperanti. Per questo non si comprende come ancora per le famiglie stanziate in via Rockefeller non sia stata trovata una soluzione dignitosa tale da lasciare un luogo da giorni nuovamente invaso dai rifiuti che nessuno ritira. Procedure semplificate per le aziende agricole che vorranno lavorare e mettere in commercio i propri prodotti. Sentiamo ancora il nostro servizio. Procedure snelle per agevolare l'agricoltura isolana. Per tutte quelle imprese che vorranno lavorare e mettere in commercio i propri prodotti destinati al consumo nella medesima azienda o alla vendita diretta nel mercato locale. Gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti interessati dovranno semplicemente comunicare l'inizio dell'attività al SUAP, lo sportello unico per le attività produttive. Lo ha deciso la Giunta regionale, che nei giorni scorsi ha approvato le direttive di attuazione della legge 28 del 2018, che disciplina la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali. L'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia, ha affermato l'assessore regionale Gabriella Murgia, continua a rendere necessarie misure di sostegno a favore dei diversi settori produttivi, in modo particolare del settore primario, che rappresenta il primo baluardo verso la tenuta e la ripresa economica e sociale. Voltiamo ancora pagina. Il mondo della scuola si interroga su come affrontare il dopo pandemia. Vediamo. Cancelli delle scuole chiusi, personale docente e studenti in ferie, ma cantieri aperti in diversi istituti dove più urgenti sono gli interventi esterni ed interni. Tutto in previsione del nuovo anno scolastico, che è inutile nasconderlo, vi è la richiesta di avviarlo in presenza e quindi nella normalità. In questi giorni intanto si sommano le notizie su un innalzamento dei contagi per effetto dei nuovi virus. Scuola quindi in ostaggio in attesa di capire e verificare come si evolverà la situazione nei prossimi 2 mesi, a estate, periodo di vacanze concluso.
ma intanto si procede con la messa a punto dei programmi scolastici che non dovrebbero discostarsi dai precedenti, ma accentuando la presenza e l'insegnamento di materie e discipline che interpretino il presente alla luce dei mutamenti che sono intervenuti nella società e dei mutati scenari a livello internazionale. Questi sono gli auspici per andare a proporre una scuola interprete dei tempi moderni e delle sue problematiche, una scuola in grado di avviare e sostenere la formazione della classe dirigente di domani. Venerdì 9 luglio è stato inaugurato lo skate park di Oristano. Sentiamo i dettagli nel servizio. Gioia, divertimento e soddisfazione. Da oggi 12 luglio i giovani di Oristano possono usare un nuovo impianto sportivo, lo skate park. Lo hanno inaugurato venerdì 9 luglio il sindaco Andrea Luzzo, gli assessori alle politiche giovanili e ai lavori pubblici Maria Bonariazzed e Francesco Pinna, alla presenza delle autorità e soprattutto di tanti ragazzi che l'hanno immediatamente usato, ponendo così fine a una lunga attesa. Al momento del taglio del nastro, il primo cittadino oristanese ha voluto ringraziare la Fondazione di Sardegna, il cui contributo è stato determinante per la realizzazione dell'impianto. L'apertura inizialmente sarà garantita dal personale dello spazio giovani in attesa che il Consiglio Comunale approvi il regolamento con il dettaglio delle modalità di uso della struttura. Il mercato di Campagna Amica ritorna presso le marinerie di Cuglieri. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nonostante le problematiche legate al Covid, il mercato contadino si ripropone come strumento di servizio per residenti, vacanzieri, isolani e turisti. A partire da mercoledì 14 luglio, presso la borgata di Santa Caterina di Pitinuri, nell'ampia piazza del centro sociale, a partire dalle 8 e fino alle ore 13, per tutto il mese di luglio e agosto, si potranno acquistare le produzioni locali, stagionali e di qualità. Spostiamoci a Cabras, dove sono stati intensificati i servizi nelle spiagge del Sinis. Vediamo. È partito sabato 10 luglio il servizio di salvamento a mare sul litorale del Sinis. Esso sarà garantito durante tutti i weekend, mentre ad agosto la presenza dei bagnini verrà intensificata e sarà quotidiana con orario continuato dalle 10 alle 18. Saranno 4 anche quest'anno le torrette presenti sul litorale nelle spiagge di San Giovanni del Sinis, Maemoni, Isaruttas e Mariermi. Siamo soddisfatti perché quest'anno l'importante servizio parte con 2 settimane di anticipo rispetto allo scorso anno e alle stagioni precedenti, ha affermato il sindaco di Cabras Andrea Abis. Si tratta di un'attività fondamentale per la sicurezza dei bagnanti in spiaggia e, considerata la già importante presenza di turisti, riteniamo importante garantire la presenza degli operatori per il salvamento già dai primi giorni di luglio. La stagione 2021 porta con sé una importante novità sperimentale, frutto di attente considerazioni. Le torrette, solitamente occupate da 2 bagnini, quest'anno vedranno la presenza di una terza figura che non avrà l'obbligo di stazionare nella postazione, ma potrà muoversi sul litorale allargando di fatto il raggio di azione. Il terzo bagnino sarà una figura determinante, ha spiegato il primo cittadino cabrarese, perché, oltre a garantire una maggiore sicurezza in spiaggia, avrà anche modo di verificare che i bagnanti seguono le buone norme di comportamento, accertandosi che non fumino se non nelle zone dove è consentito e soprattutto monitorando e impedendo l'asporto attivo e passivo della sabbia. Gli operatori dell'area marina protetta Penisola del Sinis e Isola del Malviventre hanno intanto provveduto al posizionamento delle sedie job. Quest'anno è stato realizzato anche un ulteriore accesso ai disabili con passerella apposita nella spiaggia di Corrigas. Al via anche l'attività di informazione turistica dell'area marina protetta. Buone notizie anche sul fronte dei parcheggi a pagamento. Questi potranno essere pagati anche tramite bancomat e carte di credito. Si tratta di una richiesta che in tantissimi hanno presentato e per la prima volta in assoluto per le spiagge del Sinis siamo riusciti a dare una risposta concreta a questa esigenza. Quest'anno un'impresa che gestisce la sosta sul litorale è dotata di parcometri di ultima generazione con servizi in continua evoluzione. A breve, come era stato accennato, ha concluso il primo cittadino Andrea Abis, i non residenti potranno procedere con l'abbonamento stagionale direttamente in spiaggia.
Il grande giorno, quello atteso da 5 lunghi anni, è finalmente arrivato per l'atleta azzurro Stefano Opo, che questo pomeriggio è partito dall'aeroporto di Roma Fiumicino insieme al resto della nazionale italiana di canottaggio alla volta di Tokyo per le Olimpiadi 2020, in programma dal 23 al 30 luglio. Facciamo un grande in bocca al lupo al nostro conterraneo concittadino Stefano Opo. Proseguono gli incontri in presenza della decima edizione di Leggendo Ancora Insieme, la rassegna letteraria oristanese patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Ospiterà martedì 13 luglio Massimo D'Adea e mercoledì 14 Luca Telese. Martedì 13 luglio alle 21.30 nel giardino del Museo Diocesano Arborense Massimo D'Adea presenterà Stella, il suo ultimo romanzo uscito nelle librerie a ottobre 2020 per Max 88 Editore. Carla Cossu accompagnerà l'autore nella presentazione del libro e Carla Orru ne leggerà alcuni passi. Era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Adesso vi lascio con uno speciale che riguarda la festa delle Proloco. Ieri si è svolta la festa nazionale delle Proloco d'Italia, hanno partecipato oltre 800 Proloco, anche la Sardegna ha dato il suo contributo con un video che abbiamo realizzato noi e lo vediamo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Oristanese. Presidente Sestu, giornata nazionale delle Proloco, una festa nazionale per tutte le Proloco, la partecipazione anche della Sardegna. Beh, Villanova Monteleone festeggia la giornata delle Proloco in un modo bellissimo. 40 anni di attività della Proloco, un convegno importantissimo con grandi personaggi del mondo della politica e della cultura, oltre che gli amministratori comunali, una bella presenza delle Proloco, una gran bella giornata. Tanti auguri a tutti. Buongiorno a tutti e buona giornata delle Proloco ovviamente. Sono Sebastiano Sicchi, vicepresidente del Comitato Regionale Proloco della Sardegna, componente della Giunta Nazionale dell'UMPLI e sovrintendo al Dipartimento per la Sagra di Qualità. L'UMPLI si è impegnato da tempo a salvaguardare e promuovere le sagre rappresentative della storia e delle tradizioni del nostro Paese. Le sagre infatti sono l'espressione dell'identità e della cultura di un territorio e come tali devono essere valorizzate e tutelate anche da eventuali plagi. Rappresentano un fondamentale strumento di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio che proprio attraverso la manifestazione esaltano le proprie qualità. Negli anni le sagre hanno fatto scoprire varietà ed eccellenze locali, mettendo in luce il legame tra il prodotto e il territorio. Nell'ambito di questa iniziativa, 4 anni fa abbiamo disciplinato un regolamento per l'attribuzione di un marchio che identificasse in maniera univoca le sagre, tradizionale e di qualità, ovvero le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. L'UMPLI nazionale aveva quindi istituito il Dipartimento per la Sagra di Qualità, del quale mi onoro di esserne il rappresentante, ed in seguito è stato istituito un apposito Comitato Nazionale di Gestione. Come UMPLI nazionale avevamo chiesto alla CGA di Mestre di elaborare uno studio per avere dati certi su quanto realmente fanno le oltre 6.000 Proloco nostre tesserate. Ebbene, più di tre quarti delle Proloco avevano dichiarato di aver realizzato sagre e fiere
nel corso del 2018, che è l'anno in cui il CGA di Mestre ha preso in considerazione. Pertanto è stato stimato che siano stati realizzati quasi 20.000 eventi di quel genere. Di questi eventi, oltre il 60% era stato realizzato esclusivamente dalle Proloco. Probabilmente anche quest'anno andrà via fra alti e bassi a seconda dell'evolversi o meno dei contagi, ma noi siamo ottimisti e speriamo che dal prossimo anno si possa ritornare alla nostra normale operosità e a quella delle nostre associazioni. Vi rinnovo nuovamente buona giornata delle Proloco d'Italia, aderenti al Lupo, e arrivederci alla prossima occasione.